Presentata oggi in conferenza stampa la piattaforma rivendicativa di CGIL UIL Catania per lo sciopero generale di venerdì. Previste ore di astensione dal lavoro contro la legge di stabilità e una manifestazione con un corteo e un comizio in centro storico a Catania. Allo sciopero ha intanto aderito anche il SUNIA. CGIL UIL intendono così rimettere al centro del dibattito politico il tema del lavoro, della ridistribuzione del reddito, della maggiore tutela delle pensioni e della riduzione dei costi della politica. Bisogna cambiare la legge di stabilità nazionale, perché con questa legge, se fosse varata così nei termini in cui è stata proposta, rischia di determinare il collasso definitivo dell'Italia. Quindi sarà necessario, sotto tutti i punti di vista, che vengano liberate nuove risorse, quindi detassare le pensioni, detassare i salari, ridurre assolutamente le tassazioni delle imprese. E sarà necessario, sotto questo punto di vista, andare tutti compatti allo sciopero di venerdì 15 novembre. Ci si vede tutti quanti a Catania alle ore 9:30 davanti alla Villa Bellini. Il corteo si snoderà lungo via Etnea e i comizi conclusivi saranno in piazza Manganelli. Un appello non soltanto ai lavoratori, ai pensionati, ma a tutti i cittadini, agli studenti, ai disoccupati, ai giovani e alle donne, perché uniti si vince e si potrà rilanciare la Sicilia e Catania. Chi sbaglia deve pagare, pagare in modo esemplare, perché i cittadini, coloro i quali soffrono, vogliono appunto che non ci siano ruberie e che ognuno faccia il proprio dovere, così come lo fanno i lavoratori, i tanti pensionati che quotidianamente tentano di sbarcare il lunario. Noi quindi, fermo restando la lotta ferma alla corruzione, alla mafia, all'illegalità, c'è bisogno però di una battaglia forte per rimettere in moto l'economia, per rilanciare l'attività produttiva e per dare risposta alla questione sociale. E la questione sociale, la questione del lavoro è la questione principale insieme alla questione dei redditi. Quindi se non si sostengono i redditi, non si rimette in moto il lavoro, è chiaro che la situazione non può migliorare in Italia. Il governo deve fare di più, se non fa di più andrà in scontro diretto col momento dei lavoratori e con i loro sindacati. Thank you.